prodotti. Comunque abbiamo fatto una piccola introduzione a Kotlin, in cui ho fatto vedere un po' come le particolarità di Kotlin, come si poteva usare, eccetera. L'altra volta Simone ha parlato di RxJava, React, Xtreme, eccetera. Qua mettiamo insieme le due cose e usiamo un po' di quelle cose che abbiamo visto con Simone, quindi in questo caso usando RxJava guarderemo Observable, Subscriber, questi API qua, scritti però in Kotlin. Per chi fa mobile c'è un sacco di materiale Kotlin più RxJava su Android e ha preso molto piede la cosa, anche perché la scrittura ad esempio del Lambda in Kotlin è più compatta rispetto a quello di Java, è un pochino più pulito e poi ovviamente con il supporto diretto di Google, dato l'ultimo Google I/O, cosa cavolo fosse, c'è un sacco di materiale in realtà. Questa presentazione l'ho già fatta più o meno così un paio di volte, due o tre volte, e oggi però sono un po' stanco, devo fare il coding, quindi mi dovete aiutare. Queste sono le cose, queste non le lasciamo perdere, tanto non sapete chi sono. Allora, quindi un piccolo recap su cosa mi piace di Kotlin e come lo vendono tra virgolette loro. È un linguaggio abbastanza pragmatico, conciso, safe, nel senso che non ammette di default valori in null, bisogna esplicitare che si vogliono in null, ed è veramente interoperabile con il mondo Java. Perché è pragmatico? Perché non è un linguaggio inventato su un foglio, ma è un linguaggio che nasce effettivamente dall'uso quotidiano, uno dei delle esigenze in JetBrains, e molta parte di idea ormai è scritto in Kotlin. Oggi ho visto che hanno un progetto del database che utilizzano dietro a U-Track, il loro sistema di issue management, sì. Che si sono fatti in casa ed è metà in Java, metà in Kotlin, un NoSQL embeddable. Quindi ci lavorano veramente, ci hanno fatto sopra dei prodotti, hanno fatto sopra delle cose. Con il supporto diretto di Google verso Android probabilmente prenderà molto più piede. Quindi open source, è tipicamente staticamente tipato e ha molte capacità di fare type inference. Potete lavorare sia in full object oriented che con un paradigma più funzionale. Quindi vi vorrete scrivere le lambda, ma anche funzioni deployment oriented, quindi non avete bisogno di definire classi in cui definite funzioni. È effettivamente molto interoperabile con l'ambiente Java. Cioè, su progetti piccoli e basici non dovete fare quasi niente, alle volte possono servire delle annotazioni per annotare, soprattutto se volete chiamare del codice Kotlin da Java, allora dovete annotare magari il codice Kotlin per dire questo metodo fallo vedere a Java come se fosse di una classe, eccetera. E il contrario invece è più facile, quindi tutto lo scibile scritto in Java finora è automaticamente utilizzabile in Kotlin. Ne abbiamo le lambda, le data class, che sono diciamo dei vincoli steroidi, che quando avete quei binti, che sono solo dei dati, quelli definiti come una linea sola, tanto che a un certo punto dello sviluppo di Kotlin esistevano le tuple e le hanno tolte perché le data class funzionano benissimo come tuple, in quanto avete definito una data class con membri di tipi diversi, poi potete o riferirvi ai membri con il classico getter, oppure anche con element 1 o property 1, property 2, property 2, esattamente come con una tuple. Null safety, quindi nessun dei default, non potete assegnare null alle variabili. Tutto lazy per quello che riguarda soprattutto le collection. String template, ovvero le famose
virgolette e poi scrivete una stringa senza fare virgolette più, virgolette più, virgolette più, virgolette più. Valori di default che possono essere definiti sui metodi, quindi potete avere, appunto, se la chiamata al metodo non dà tutti i valori, ci sono dei valori di default predefiniti. Una bell level expression che è, diciamo, una specie di switch più potente. È possibile, c'è il meccanismo dell'extension function che so che c'è in C Sharp, e quindi è possibile aggiungere metodi a una classe esistente senza andare a modificarlo, giusto? C'è in C Sharp, No, l'ho ma letto no. oggi, molto bello. E soprattutto non ci sono più i punti virgola. Io non ci sono più i punti virgola, ci sono le string template, l'avevo già comprato. Andiamo a vedere che cosa facciamo. Cosa facciamo? Allora, ho preso Twitter4j, che è una libreria Java per scaricare Twitter. RxJava con delle estensioni apposite per Kotlin, che si chiamano RxContrin con molta fantasia. OrenDB, e mettiamo tutto insieme, e quindi proviamo a scaricare lo stream di Twitter e a storarne almeno qualche cosa dentro a Orient, che è un graph database, per il quale incidentalmente lavoro. Quindi più o meno l'architettura è questa qua: abbiamo un fetcher che prende da Twitter il database e vediamo se riusciamo anche a scrivere qualcosa che legge nel tempo che abbiamo. E beh, qua non abbiamo i 40 minuti in cui devo correre come un pazzo per finire le cose, e poi non sono mai sufficienti. Però non ti lasciare andare, No, non mi lascio andare perché, tanto detto, alle 5 ho avuto veramente, oh, non ce la faccio più. Quindi questo è più o meno come è fatto il grafo di Twitter. Allora, la cosa che viene più veloce a fare è mettere dentro almeno i tweet, gli utenti e i legami tra utente e tweet, e gli hashtag e tweet. Vediamo se riusciamo a fare anche la source e il resto, insomma, piano piano. Quindi con IDEA e il plugin installato, semplicemente io ho fatto un progetto Maven, aspetta, no, c'è proprio Enter Presentation Mode. Quindi io ho definito l'ho fatto con Maven, e si può fare anche con Gradle. Tra l'altro, ad oggi è possibile scrivere, diciamo, gli script Gradle in Kotlin invece che in Groovy, e quindi avere tutto scritto in Kotlin volendo. C'è anche Kotlin JS che compila verso JavaScript, che è allo stato penso di beta, e poi c'è anche Kotlin Native che userà LLVM per andare sul nativo. Quindi si stanno un po' espandendo verso un po' tutte le varie cose. Quindi si include semplicemente una standard library di Kotlin che è abbastanza piccola. Queste sono librerie per RX, e se non sbaglio ci dovrebbe essere anche RX Kotlin, che non vedo. Ah, eccolo qua, sì, RX Kotlin 2.0. Vabbè, un po' di roba di Java e basta. Per compilare Kotlin è sufficiente configurare un plugin di Maven e definire source directory e test directory. E basta. Queste cose qua le trovate proprio tipo nella prima pagina di kotlinlang.org. E c'è anche lo spezzone di Maven o su GitHub per fare progetti Java Kotlin misti, e quindi avere subito la possibilità di magari migrare un progetto o estendere un progetto scritto in Java direttamente con Kotlin senza problemi. Creiamo una classe in Kotlin che chiamiamo fetch name. Main, puff, function main. Come vedete, il main non è dentro una classe,
una funzione di alto livello senza necessità di essere strutturata dentro una classe. Allora, quindi il primo obiettivo è riuscire a prendere roba da Twitter, vedere se ce la facciamo e come ce la facciamo. Twitter stringfactory.getSingleton.onStatus, una bella lambda. Allora, qua questa è come si scrive una lambda in Kotlin, quindi con le parentesi gaffe invece che con le parentesi tonde di Java. Potremmo qua scrivere S così, oppure, perché ricevo un oggetto che si chiama status, semplicemente posso fare println it, e ho fatto. Cos'è it? È un, per dire, l'oggetto che ho ricevuto come argomento della lambda. Fine. Quindi non devo, anche la scrittura è più compatta, non devo fare nient'altro. Sostanzialmente, adesso vediamo su exception, punto on exception, on exception, qua potrei fare così, e punto print start trace, oppure semplicemente togliere e fare it punto print start trace. Ok, assumiamo la variabile. Twitter stream punto sample. Ok. Sta prendendo roba. Ok. Quelli che vedete sotto scorrere sono i tweet. I tweet che ho preso dal sample, che è tutto lo stream di Twitter. Ovviamente tutto questo tira giù un sacco di schifezze, ad esempio scritte in arabo, cinese, eccetera. Allora lo filtriamo così, filter. Allora devo passargli un oggetto di tipo filter query, non devo neanche fare new perché è implicito, filter query, basta, così l'ho già fatto la new, punto track e punto language. Quindi qua mettiamo le keyword che vogliamo seguire, sono cloud, virgola, big data, facciamo così perché sennò poi non si vede niente, virgola, ciao Fede, e language it and n. Ok, quindi a questo punto se lo lancio sicuramente farà un po' meno rumore lì sotto, magari anche di roba c'è, qualcosa c'è, però è più lento perché stiamo filtrando, quindi stiamo prendendo solo più caro. Ok, allora ricordate chi c'era l'altra volta a fare reactive? Ok, perfetto. questa roba qua già vediamo che ha una, emette degli eventi, in questo caso li stiamo stampando, però viene quasi naturale scrivere qualcosa che sottoscriva questi eventi qua e li riceva. Ok, in ArrayX ci sono queste due classi, una observable, l'altra flowable. Flowable è quella che ha la possibilità di definire la strategy di back pressure e quindi dire droppali o fai altre cose. Observable invece senza back pressure, cambia poco. Observable, quindi observable punto create status, poi vado a vedere se l'ho scritto, se ho fatto le cose giuste perché non mi ricordo cosa fai. Allora,
password. Fatto. E quindi cosa facciamo? Invece di fare println facciamo sub.onNext e di cosa? Di it. Cosa non ti piace? Ah, punto, compilato. E invece di fare lo stack trace facciamo sub.onError di it, anche in questo caso sono due it diversi, perché sono su due contesti di lambda diversi. Ok, adesso introduciamo come vedete non ho neanche definito il tipo, perché lo fa inferenza. Se no, se voglio definire il tipo posso fare sempre observable di status. Non è che non posso definirlo, lui lo vede, il compilatore lo vede e mi evita un po' di boilerplate. A questo punto ho quello stream lì, twitter.forEach, sì. E in questo caso di nuovo lo status mi riporta alla situazione che avevo già scritto prima, però la faccio da fuori. ForEach println it. It è di nuovo lo status. Stampiamoci. Visto che un oggetto già ha status, ha un sacco di getter. Andiamo a vedere come è fatto. Get id, get text, get display, text run start, is truncated, tutta una serie di cose, get retweet count, retweet status, eccetera. Possiamo fare due cose, possiamo usare la chiamata classica get id, ma in effetti è più facile fare così. It id, lui automaticamente è come se chiamasse un getter. Ok? Te lo fa da solo, quindi hai anche meno roba da scrivere, meno roba da vedere, sai che è quello lì. Soprattutto, probabilmente se lo usaste in un editor non colorato comincia a diventare un pasticcio, mentre ovviamente con un editor che ti fa vedere le cose con syntax highlighting è tutto più facile. Vediamo se ho fatto giusto e funziona, non ne sono convinto. Stiamo ricevendo le di gli status. Okay, fatemi vedere cosa ho fatto prima per vedere se l'ho fatto uguale, ma non penso. Ho usato un comment favorable. Ho usato quello con la back pressure. Allora, così. A posto. E fa esattamente la stessa cosa che ho fatto adesso, però quello che possiamo fare è che Twitter, allora adesso abbiamo
fatto un connectable flow, che differenza c'è da un observable o da un flowable normale, che fino a quando gli dico connettiti lui non parte, quindi quell'affare lì al momento non, se io lo eseguo non fa nulla, non dovrebbe fare nulla, ma perché io ho messo il fridge, quindi lo sto consumando. Che funziona come con gli stream, no? Cioè for each è una funzione. Sì, una funzione, sì, se avessi fatto il map non è... Sì, fare anche così. Sì, faccio map. Esatto. Non dovrebbe partire. Esatto, non ho fatto assolutamente niente. Mentre se io faccio punto punto connetto, ah sì, punto punish, ok, allora gli dico che se nel caso si rompa può fare retry e di pubblicare, e mi, perché questa API qua ho non ho un connectable flowable, ho solo un flowable, il create ritorna sempre, restituisce sempre un flowable e non connectable, quindi gli faccio un giochino per farmi restituire di nuovo il flowable, aspetta, il connectable. Adesso, fermati, fatemi vedere dopo che cosa faccio. Allora, osserviamolo su uno scheduler diverso. Cosa vuol dire su uno scheduler diverso? Che in questo modo ci facciamo dare, diciamo, ci mettiamo su un altro thread ad osservarlo. Ok? Quindi questa roba qua gira su un thread, questa qua dentro, e poi mi viene passato il contenuto su un altro thread. Quindi questa cosa qua non è blocking, perché sennò di default se voi fate tutto in sequenza è ovviamente blocking. Nel senso che c'è un thread solo che esegue sempre tutta la sequenza per ogni evento. Che è quello del main. Sì, esatto, il main thread. Se sto sbagliando qualcosa perché non stanco. Metti qualche keyword tipo despacito, che se ne parla un sacco. Come fai a vedere? Ok, andiamo a vedere cosa facciamo, cosa abbiamo fatto, questo l'ho fatto, allora, visto che abbiamo sta roba qua, senza andare a stampare sempre un sacco di roba, vabbè, qua basterebbe fare un fridge. Cominciamo a vedere come salvare tutto queste cose qua, ok? Proviamo subito a salvare il tweet e poi ad andare avanti passo per passo. Prima di tutto abbiamo bisogno di un database, che okay, già ci sono, lo lancio. Disprezzo e sto usando la snapshot fatta 5 minuti fa, perché, ovviamente non esiste nient'altro della snapshot. Non esiste nient'altro della snapshot.
funziona. Quello che oggi funziona. Ma neanche tanto. In Go funziona così. Quando tu definisci una dipendenza in Go, lui va a scaricarsi i repository Git e tu lavori sul master. Quindi tag, non tag, tu lavori sul master. Quindi in quel mondo lì esiste solo la snapshot. No, ma dai, non ci credo. Quando l'ho usato io era così. Non so, non ho mai fatto cose serie in Go. Però non sia così. No, magari sbaglio, forse sono io che mi ricordo solo le cose brutte. Allora, abbiamo un oggetto OrientDB e sto usando l'API nuova 3.0, quindi host, quindi OrientDB è una specie di definisce un contesto dove sono, possono essere ospitati più database. E gli viene passato sostanzialmente il server administrator del database che io ho definito come root root, però lo si può cambiare ovviamente allo startup, basta passargli altre credenziali. Io ho usato root root. Quindi questo punta al server e database. In effetti noi dobbiamo puntare a un database che è ospitato su questo server. Per fare questo, invece di usare, usiamo un pool, pool a cui passiamo quella istanza lì, è un po' lento perché sto registrando, è incredibile, ma il time è... Ah sì, mi sono dimenticato un pezzo, il nome del database. Ok. Anche qui ho chiamato il costruttore e poi ho messo anche punte virgola perché sono abituato a scrivere punte virgola. Ma non servono. E perfetto, ho il pool. Il pool perché, visto che abbiamo un po' di thread, è meglio lavorare con un pool di connessione. Se avessi un altro database ospitato su questo server qua, sarebbe sufficiente ad esempio creare un altro pool per pool 2 per l'altro database che c'è in effetti, schema DemoDB. Di default quando viene creato un database ha password, user password admin admin, ma ovviamente si possono definire altri utenti e insomma, fare una roba più sicura che non admin admin. Tra l'altro nota. Questa roba qua, abbiamo scoperto che Orient viene usato da Pornhub grazie al fatto che hanno fatto disclosure di un bug di sicurezza, che è il fatto che usavano gli username e password di default per un loro database Orient. Cambiatele, non è necessario usare quello. Allora, invece di fare questo lavoro qua dentro andiamo a crearci il tweet e salvarlo. Ci prendiamo dal pool un'istanza di database, ci ricordiamo già subito di chiuderla. Sì, magari lo attacchiamo a una variabile. Allora, val vuol dire che questa variabile qua è immutabile, è come final, quindi è come usare il final, sempre scrivere il final nelle definizioni delle variabili. Se invece vogliamo avere una variabile mutabile, la definiamo con var. Questa roba, se non ho capito male, finirà una roba simile anche in Java 9. Non tutti sono convinti di questa roba qua, a me il fatto di definire roba immutabile non dispiace. Ho visto Rust, come vedete qua, che porta questi concetti agli estremi.
però rende il codice estremamente robusto, perché non è possibile fare uno Stack Overflow, un buffer overflow, scrivendo codice nativo. Ok, allora, la close in questo caso non è che chiude il database, ma visto che il database, questa istanza di connessione al database viene da un pool, la close lo restituisce al pool, errore non è disponibile. Allora, creiamo un tweet, new vertex, di tipo tweet. E quindi tweet.setProperty. Allora, perché ho usato Orient già in passato e usavo i document, non ci sono più le chiamate fluenti, sto litigando, vediamo se riesco a fare. it.id, se no fai un fork. Faccio un fork del progetto per cui lavoro, potrebbe essere un'idea. Non ci avevo pensato al fork. Cioè, prima su avevamo questa è un'API nuova di 3.0. Prima c'era la possibilità di creare un O-Document, Orient Document, che aveva new document.field.field.field.field, e quindi li concatenavi e poi gli facevi anche in fondo punto save ed era fatto. Questa roba non piaceva a qualcuno e quindi adesso è così. Io spero di riuscire a cambiarla, perché a me scrivere 40 volte a sta roba non piace, sono un po' pigro. Allora vediamo cosa c'è. Is retweeted. E togli la data create detto. Okay. Poi facciamo tweet db.save di overtex. Tweet, e siamo a posto. Già che ci siamo, possiamo restituire il tweet. L'ultimo valore che io metto, l'ultima variabile che io definisco all'interno di una lambda è quello che viene restituito fuori. Quindi ad esempio cosa ottengo? Ottengo un altro flowable di overtex. Quindi se io faccio, chiamo tweets, ok, e poi mi rimetto qua sotto e faccio tweets punto serve on su un altro thread, ln. In questo caso ho una vertex, non ho più lo status, quindi posso fargli to json. Vediamo se funziona. Con db save o vertex? Sì. Questo perché ci sono n metodi save e tu hai dovuto scegliere l'overload giusto? No, è che è tutto generificato. Quindi okay. C'è una gerarchia di classi. Per cui abbiamo okay. Allora, come vedete, questo qua è questo println che è su questo observable che esce fuori da questo qua, e in effetti li ha salvati perché hanno un id del database interno. Questo qua è il JSON, visto che noi lavoriamo sempre in JSON nativamente, una delle opportunità di output è stampare questo. Allora, no, il save può ricevere, è così, okay. E quindi visto che possa ricevere vertex, edge o anche element, questo nuovo, perché abbiamo cercato di togliere delle API di alto livello
o document. Invece abbiamo, diciamo, Element, che è il nuovo document, quindi l'API a documenti, e poi o Vertex o Edge per gestire la parte grafo. Questa roba qua è finita nel core di OpenDB e quindi potete lavorare con un API multimodel, documento e grafo, senza dover per forza passare da Gremlin, dall'API Gremlin per i grafi. Se invece uno vuole, su 3.0 abbiamo retrocompatibilità verso ThinkerPop 2 oppure Gremlin 3, cioè Apache Gremlin. Mi hanno detto che devo rinominare tutti i pacchetti come Apache Gremlin perché va chiamato così. E, a me sinceramente le API di Gremlin non piace tantissimo, non è una roba che mi fa impazzire, quindi sono più contento di usare la nostra nativa. Essendo tutta generificata, la type inference del poveretto va, non ce la fa, perché non sa che tipo dargli. Visto che io qua non gli ho dato un tipo, è tutto senza tipi, quindi in qualche modo lui deve sapere cosa fa. Ok. Perché questo affare qua potrebbe... Il save è uno vertex, devi saperlo. Oppure potrei fare così. A questo punto forse posso togliere questo. Sì, esatto. Cioè da una parte o dall'altra devo definire il tipo. Ah, quindi quel tipo lì ti serve per il valore di ritorno. Sì, non esatto. Serve per chiamare il save. No, ho capito. Okay. Ok, solo che lui poveretto da qualche parte ce lo deve avere il compilatore. Adesso ha senso. Overrun. Ok, quindi questo ce l'abbiamo. Adesso... Scusate un attimo, una domanda che forse non interessa a tutti, però vedo nella print dei documenti, sì. Il read, sì. Che ha il cancelletto 33, 34, 35. Ah, sì. Vecchia memoria. No, allora di default quando crei una classe, crea, se non gli resetti tu, crea un numero di cluster. Adesso vi spiego cos'è un cluster, pari al numero di core che hai sulla macchina, su cui hai creato. Poi lo puoi cambiare, non è un problema. E quindi e la politica di assegnazione era un Robby. La classe in Orient è l'equivalente di una tabella. In questo caso abbiamo definito new vertex split e è possibile definire gerarchie di classi, quindi essendo un vertice deriva da una classe padre che si chiama V, che ha già delle proprietà di base per gestire le relazioni. E inoltre a livello fisico le classi, le tabelle sono affettate in cluster di record. Di default fino all'anno scorso usavamo un solo cluster, ora visto che abbiamo la possibilità di fare cose multi-thread, viene creato per ogni classe un numero di cluster pari al numero di core che ha la macchina su cui viene creato. La cosa un po' scomoda è che se voi portate poi un database da una macchina all'altra cambia il numero di core, questa roba non matcha più, però sono tutte robe che, tutte cose che possono essere configurate alla creazione dello schema. Ma poi vi faccio vedere com'è lo schema definito, anzi possiamo andare a vederlo subito. Questa è la console web. E quindi abbiamo i tweet che, come vedete, ha come classe padre, posso vedere meglio qua, ha come classe padre V e ha effettivamente uno schema per cui credete un date time, is retweet sono due boolean, lang è una string, location è una string, eccetera, tweet id è un long e poi ha tre indici definiti sopra. Tutto questo è stato creato con uno script SQL
e quindi questo lo user, questo è il tweet e viene fatto così. Qua alla creazione della classe è possibile, se non sbaglio, aggiungere, non so, default cluster o roba simile. Probabilmente finalmente cambieremo il nome cluster, perché è abbastanza soprattutto perché abbiamo anche la possibilità di far girare Orient in cluster, e quindi quando parli di cluster di cosa stai parlando? Del cluster a livello fisico o del cluster deployato su N.000 macchine? Penso che un giorno o l'altro, a breve, qualcuno farà un search replace massivo e sostituirà la parola cluster con qualcos'altro, tipo fettina di salame o così, insomma. Ok, adesso stessa cosa, andiamo a fare praticamente la stessa cosa creando invece il do user. Se vuoi fare, sì. Ok, user punto id, poi ops. Vabbè, dobbiamo prenderlo di qua, che se no moriamo di set. Questo è il tweet, questo è user. Definito anche user data, quindi user val user data uguale it.user, fatto. Allora, qual è il problema? È che lo status è relativo al tweet, e quindi se ho più tweet emessi dello stesso user, questo user entrerà 20 volte, ma visto che c'è un indice univoco, la seconda volta che provo a storarlo mi esploderà tutto quanto. Allora, per non perdere troppo tempo, andiamo a vedere cosa ho fatto qua. Semplicemente, e anche i tweet possono essere duplicati. Adesso lo copio e lo incollo. Lo metto a primo schermo e lo vediamo insieme. Allora, quindi cosa faccio? Invece di crearlo e storarlo, vado a fare una select cercando se quel tweet esiste. L'API nuova restituisce già uno stream Java 8, perché ovviamente forse si potrebbe fare query for one o qualcosa di simile per fare le cose più velocemente, visto che so che ce ne dovrebbe essere uno. Find first, e questo qua è pieno Java 8, quindi sono string Java 8, ora else get un altro blocco, ed eventualmente questo qua, essendo una lambda, è come return tweet, esattamente quello. Quindi quello che ottengo qua in tweet è o uno nuovo appena salvato o quello precedente vecchio. Stessa cosa per lo user, che è quello su cui ci sono molti più duplicati, in effetti, perché è possibile, soprattutto con i tool di adesso, in cui mandi magari quelli per i social media manager, mandi più tweet una volta sola, cosa sono. Ok, adesso, se ci ricordiamo lo schema che avevamo fatto qua, ok, abbiamo salvato il tweet, lo user, come faccio a legarli? Essendo un graph database, non ho una tabella di join, ma ho una relazione che è fatta con un edge, per cui quello che devo fare è semplicemente creare un edge tra i due oggetti db.createEdge, new edge from vertex from user a tweet di tipo posts. Ok, fatto. A questo punto abbiamo mappato anche la relazione. Quindi possiamo anche fare che invece stamparlo qua, stampiamo qua e
No, al massimo ricreiamo il database da zero così si vedono i dati pulite. Se noi andiamo sulla GUI, vediamo se riusciamo a vederli con una query, quelli nuovi. Select from tweet order by created at desk 38.874, vediamo un po' se c'è qua. Ah sì, è questo qua, l'ultimo inserito, perfetto. Ok. Il linguaggio per utilizzare Orient è un linguaggio SQL-like, quindi questo sembra effettivamente una query a tutti gli effetti SQL. E poi ha tutta una serie di operatori per invece interagire con la parte grafo. Ok. Cosa c'è di Kotlin qua? Ad esempio, va bene, questi valori di ritorno qua senza i return, quindi meno da scrivere, i punti e virgola. E, ad esempio qua, se voglio fare l'elegante, perché sono una persona elegante, lo posso scrivere così. E questa roba qua è un template messo, va a prendere in automatico i td, quindi non devo fare chiudere più status.getid più aperte virgolette eccetera, ma me lo fa tutto da solo. Posso indentare bene e scrivere anche il testo in modo più pulito. Ok, quindi se ad esempio qua invece che un valore numerico dovessi passare una stringa, visto che sono all'interno delle tre virgolette, mi basterebbe metterlo tra singole virgolette o singoli apici, secondo di quello che devo fare. È stato chiaro fino a qua? Vi siete persi? Ok. Ora, una domanda. Se invece io volessi tornare niente, cioè una funzione che non torna. Beh, ma questo è il caso, questo qua è una mappa. No, questo sì, d'accordo. Ok, però ho una mia lambda e non voglio che torni nulla. Beh, esattamente, cioè, come in Java, quindi return e basta. Chiudo la funzione con un value e con return. Sì. Se lui eseguisce l'ultima, capito, a volte mi eseguisce l'ultima variabile che gli passa con l'ultima istruzione, non l'ultima chiamata di metodo. Dipende, se vuoi chiamare tante cose. Sì, non mi ricordo come si fa, non. Però se fai una map, se fai un for each non te ne freghi perché il valore di ritorno. Tipo ritorno e basta, poi un po'. Fai una funzione grafica. Stavo per scrivere. Però qual è il problema? Ok, fede, compito a casa questo. Ok, allora. Poi c'è anche un'altra domanda su Kotlin, se la sai. Se tu hai usato la query e poi la close. Sì. Non c'è una sorta di private resource. Di? Private resource. Ah, sai che non lo so. Sì, probabilmente sì, in effetti. Perché tra l'altro questa roba qua mi sembra che sia sia autoclosable. Perché se non lo è, sì, è un closable, quindi si può usare quella semantica lì. So che non sono abituato io a farlo, quindi non ci ho pensato. Però penso di sì. Vabbè, io adesso sto scrivendo tutto in un blocco solo, probabilmente potrei invece chiamare delle, cioè spostare questa roba in una classe, nel classico data object o roba così. Ok,
questo coso qua è bello, ma mi restituisce solo il tweet. E visto che poi dopo io, per andare a riempire tutti i vari quadratini, non mi basta il tweet, o continuo a lavorare sullo status, oppure posso fare una cosa più intelligente e pensare in modo diciamo funzionale o a tuple. Allora, data class, definisco una data class che ha status 3 membri, tweet 2 punti vertex, magari se le davo anche un nome sarebbe stato meglio, cosa ho fatto, non ti piace? Ah, sì, giusto. Ok, questo è come se avessi definito il classico bin con tre parametri sul costruttore, con tutti i getter e setter, metodo equals, hash code, tutta quella roba grossa così, quindi 50 righe di codice per fare questo. Vabbè, se usate su Java Lombok basta un'annotazione, però Lombok e Kotlin insieme non funzionano, almeno quando lo provate non funzionano, perché Lombok genera del codice, genera del bytecode, il compilatore di Kotlin fa la stessa roba e chi passa prima e chi si vede prima non si decidono, e quindi o funziona da una parte o funziona dall'altra, per cui se avete un progetto Java e volete usare Kotlin insieme sullo stesso progetto, quindi con sorgenti multiple sorgenti, diciamo sì, nello stesso SRC, avere SRC main Java, SRC main Kotlin, dovete fare un Lombok, se no non ce la fate, l'ho scoperto sulla mia pelle. Ok, e quindi invece di emettere dal map un tweet, non faccio altro che emettere uno status in vertices, passando quindi it, che era lo status precedente, il tweet che è il vertex, e lo uso. A questo punto di qua, cosa ho fatto? Ho spaccato tutto. Forse il tipo di ritorno. Ah sì, giusto, no, perché ovviamente adesso è andato a posto. Ok, e quindi qua non ho più to JSON, ma posso stampare it e basta. In questo caso it è uno status in vertices, perché dal map precedente mi esce quello. Vediamo se si vede un po' meglio così. Quindi ho cambiato il tipo di ritorno, non è più un tweet, ma l'unione dei tre pezzi. Ok, infatti quello che viene fuori è una roba un pochino più, visto che il toString di ognuno fa cose, c'è tutto lo status enorme, poi ci saranno gli oggetti in fondo. Non si troviamo. Domanda, scusami, quella db.close, sì, quella db.acquire che c'è in cima, sì, equivale a un SQL session o open session, mi sa che una sessione ogni volta che... Chiedo al pool una, sì, una connessione a un db, insomma. Mi sa che ogni volta che c'è tutte le volte che c'è un db. Sì, ma tanto, no, sotto c'è un pool, sono poolate, quindi mi restituisce sempre la stessa. E... Ho usato il pool perché per avere supporto multithreading. Potrei anche fare una open e tenermelo lì, insomma, sì, sì, un'istanza. Sì. Ok. Adesso facciamo. Proviamo a mettere gli hashtag. Quindi
metti il punto. Ah no, aspetta, facciamo così. Facciamo status. No, devo andare a vedere come l'ho fatto, perché non mi è fatto, scusate. Ah, c'è un codice stato spento. Prendiamo gli hashtag che si chiamano hashtag entities punto to observable. Allora, cosa c'ho qua dentro? Ho it che è un hashtag entities, quindi qualcosa che ha, se non sbaglio, una label. Anche qua posso fare il giochino del template. Allora, qua abbiamo praticamente estratto dalla data class i due status e tweet, dicendo dammi solo quelli lì, e ho fatto una lambda che riceve quei due membri lì. E da uno ho mappato verso... ho appiattito l'array degli hashtag, sto ciclando sull'array degli hashtag e stampo quelli, ma qua ho anche status e tweet, perché posso farci riferimento tranquillamente, e tweet ricordiamoci che è uno vertex punto non so identity, che è quel numerino magico col cancelletto che vedete qua, quell'identity. Questo qua è l'identity, il read, record di. Meglio. Per me sì, per voi sì. È un problema. Ok. Quindi adesso invece di vedere tutto quel baradan dovremmo solo vedere i tag che estraiamo. Stiamo estraendo solo i tag. Cioè, sto stampando sui tag mentre sta salvando sempre user e tweet. Ok? Quindi a questo punto possiamo salvare i tag e creare la relazione tra l'hashtag e i tweet. Anche qui abbiamo un sacco di duplicati, quindi dobbiamo fare lo stesso giochino. Per cui, prima di tutto, db uguale a pool.acquire db.close, se magari vale. Cioè, dopo quasi 2 anni che uso questa roba, sbaglio ancora i tasti. Incredibile. Ok, quindi db.query select from hashtag where. Allora, c'è un problemino. Gli hashtag
magari uno ha scritto big data con la D maiuscola, uno ha scritto big data con la D minuscola, eccetera. Quindi la cosa da fare è effettivamente fare così, uguale tag uguale it.text.lowercase. Sarebbe anche meglio usare il locale, ma qua facciamo finta che non ci sia. Bisogna usare il locale anche to lowercase e to uppercase. Perché se vi entra del turco, la iturca, la iturca fa casino. Ho dovuto fare un search and replace massivo l'altra release, la 2.2.21, perché un tizio usava, lanciava Orient che in Java su una macchina la cui code page era il turco, e quindi faceva dei casini inarrabili, perché la I maiuscola e minuscola, sostanzialmente loro hanno due I minuscole, una con un punto, una no, una cosa simile, ma la I maiuscola è la stessa, quindi se fai tu uppercase, tu lowercase, non ritorni da dove sei tornato, da dove sei partito. Per il turco sì, in linea di massima bisogna sempre usarlo. Quando si fa tu uppercase, tu lowercase, è meglio passare il locale. Perché possono succedere cose strane. Cose turche. Cose turche, possono succedere cose turche. Tra l'altro è proprio, se cercate su internet ci sono svariati... tutto. È conosciuto come il problema della iturca. È perché tu hai due I minuscole che vengono mappate su una sola I maiuscola, quindi se fai tu uppercase, poi fai tu lowercase, e quindi non è più scritto uguale. Ho vinto un viaggio al Cairo per gli SMS in arabo, perché sono un carattere solo, ma qua sono su un ricordo, e all'epoca non lo sapevo. Where label uguale, visto che text forse no, l'ho chiamato label, però okay. Guardiamo sullo schema, visto che ce l'abbiamo. Label, visto che sono figo. Punto tu no after stream punto find first punto else get val tag uguale db punto new hashtag sono aperto, sì. Sì.
Demo vertex db.save, no, vabbè, punto save demo vertex del tag e settiamo la property, quindi tag.set property. Sì, però ho fatto una cavolata perché ho fatto shadowing. Ok, avevo fatto shadowing delle variabili, quindi non è che non si capiva più niente. Dai, quick time, lasciami lavorare. Label time. Perfetto. Ok, adesso abbiamo, effettivamente abbiamo o il nuovo hashtag salvato dentro o quello precedente, e possiamo creare di nuovo qua la relazione tra i due. Quindi posso esattamente fare questa istruzione qua che avevo già fatto prima qua dentro. In questo caso invece di abbiamo hashtag il tweet e la relazione si chiama legge, si chiama la classe del legge, si chiama tags, un verbo. Forse non ho messo neanche un output, quindi non si vedrà nulla. Ho lasciato, ah, non ho lasciato un print, va bene. Ok, allora 2016. Non vi ho fatto vedere le extension function perché non le usate, ma possiamo usarle al volo. Allora, io qua ho dato per scontato che il database ci fosse, e quindi non... perché c'era, in effetti, l'ho creato oggi pomeriggio. Allora, quello che si può fare è dire hey, if orientdb.exist il database tweets, quindi se non esiste, allora orientdb.create il database tweets virgola plocal. Cosa vuol dire plocal? È solo il tipo di storage da utilizzare per quel database, può essere o plocal che va su disco o in memory che sta in memoria, quindi è effimero. A questo punto ho creato il database, ma devo ancora creare lo schema. E orientdb, invece di usare il pool, facciamo open, che mi dà semplicemente una istanza di data, di connessione, chiamiamola come vogliamo. Ricordiamoci di chiuderlo. E quindi, allora, abbiamo un file con quel SQL dentro, ok? Quindi carichiamo il file. File, come facciamo? Src main resources tweets.osql punto read text charset.utf8 punto virgola, cioè forza abitudine.
Allora, questo affare qua, che cosa cavolo è? Questo qua è una file Java, l'avete visto? E questo qua è ready test, da dove arriva? In Java non c'è questa roba. Questo è un extension function. Ok, questa è di Kotlin, un extension function, andiamo a vedere come è definita. Come si definisce un extension function? Semplicemente in un file a caso avete public fun file punto, gli aggiungo questo metodo, con che cosa? Col charset. Anche qui charset è una classe utilità di Kotlin, tra l'altro si vedono già delle annotazioni che servono per l'interoperabilità di questa roba qua verso Java, quindi Gemma qua crea un field che è accessibile con, penso, con un getter da Java, e poi soprattutto ha definito diciamo una costante per una chiamata a un metodo di Java stesso, e quindi quello che fa è messo come default. Sì, esatto, il valore, questo qua è un valore di default, quindi se voi non passate nulla, chiamate charset, infatti se avete visto nell'autocompletamento c'era sia la chiamata senza niente che la chiamata col charset, in effetti c'è un solo metodo che ha come valore di default UTF-8, quindi se non dice niente lui usa UTF-8, se no gli passate il charset. Invece normalmente sulle chiamate Java, tutte quelle degli input stream eccetera, se non date il charset usa quello di default della JVM, potrebbe essere quello della macchina, e quindi se avete una macchina settata con ISO 88591 lì legge in ISO 88591, se avete una macchina con UTF-8 legge con UTF-8, e la funzione è definita così, readbytes, che sarà un altro metodo, che readbytes è questa roba qua, io ho fatto solo text, ok? Ho fatto questa chiamata qua, niente più IoT ILS eccetera. Quindi le extension function cosa permette di fare? Di farsi i propri metodi di utilità senza avere il classico string utils, IoT ILS, file utils eccetera eccetera eccetera, DB utils. Però adesso con le nuove API NEO 2 mi sembra sia un po' più umano. Sì. Allora, può essere fatto con l'intervento di Apache di cui non è sufficiente. Sì, esatto, per aggiungere, però non so, fai spesso operazioni su string e puoi fare string public function string punto. Puoi ridefinire metodi di gestione? No, mi pare di no. La domanda è no, mi pare di no. E comunque sono su un altro, sono sul tuo namespace, quindi non mi ricordo più, ma mi pare. Sì, l'abbiamo verificato l'altra volta questa cosa. Sono visibili solo nel codice che scrivi tu, per cui nel momento in cui prendi la tua libreria e la esporti e la dai a qualcun altro, non è che questo qualcun altro si trova magicamente un read text attaccato al file che non sa da dove viene. Certo no, perché se invece fai questa cosa con JavaScript, però lì in quel caso puoi fare questa cosa che ha un nome tecnico, adesso mi sfugge. Ma siccome quando tu lavori sul prototipo di string, certo, quello è un solo, certo, automaticamente modificare tutti quanti. In quel caso puoi anche ridefinire. Quindi una volta che ho caricato, questo qua è una stringa e posso passarla come comando. No, scusate, execute. Execute permette di passare un batch, quindi il file che avete visto prima. E spararlo direttamente e creare tutto lo schema in una botta sola, quindi con tre righe. Fatto in Java sono qualcuno in più, perché se non avete una funzione di utilità che legge questo, o non usate, non avete nel classpath guava piuttosto che. Allora, adesso con files, insomma, ve la cavicchiate abbastanza, ma mancano sempre dei pezzettini. E basta, io. Allora, se volete vi faccio vedere. Più o meno l'ho fatto esattamente come l'ho fatto oggi. Ad esempio, in un'altra occasione l'ho fatto così. Per cui ho creato un orient persister, quindi ho effettivamente una classe. Ho una classe a tutti gli effetti con dei metodi, dove ho lo store tweet che fa quello che abbiamo fatto esattamente oggi. Non so perché ci sono i namespace così, ma non mi ricordo. C'era il metodo di utilità createSchema che fa esattamente quello che abbiamo fatto oggi, adesso,
Recreate che eventualmente lo droppa e lo crea se non esiste il database, e un create pool che mi crea il pool su quella cosa. E quindi a questo punto il fetcher, invece di fare i blocchi, semplicemente, va bene, questo è uguale nella parte di mi attacco allo stream di Twitter, ma in questo caso qua fa, tanto questo è sbagliato, quindi chiama il persister e storami il tweet, fine. E poi va bene, queste sono sbagliate, però invece di avere tutti i blocchi dentro, ovviamente quei blocchi che io ho esplicitato lunghi così, basta metterli in alcuni metodi, fare un repository, fare quello che si vuole. Un'altra cosa che si può fare, questo è uguale, allora, che oggi però non mi funzionava e potrebbe anche essere solo di oggi, invece di usare l'API, quindi New Vertex, quindi l'API nativa Java, usavo l'Upsert, la nostra Upsert, quindi faccio update tweet set, tweet id, text, eccetera, Upsert, e cosa mi restituisci dopo? Mi restituisci quello che hai trovato, o quello che hai trovato o quello nuovo, e quindi fa esattamente la stessa cosa. Qua invece di avere else get, faccio il get di quell'elemento lì, che o è nuovo o è quello precedente. Oggi questa roba qua si vede che c'è qualche... il mio collega sta lavorando sull'engine SQL, quindi ogni tanto qualcosa non funziona sulle snapshot. E anche lì l'edge può essere creato con un comando. Qual è la differenza tra command e query? Il comando, la query è inimpotente, cioè non va a cambiare i dati, mentre il command è qualcosa che va a cambiare i dati, tutto lì. Appunto, c'è l'execute invece cui potete passare degli script, si possono anche passare script in JavaScript, perché si possono definire funzioni JavaScript lato server, quindi possono essere interpretate. E questo è quanto. Come usate quando usate JavaScript? Esatto. Quello che c'è anche in JVM. Puoi venire? Ah sì, non ho. Ho un reader. Vabbè, questo fa la query, fa lo stream e stampa, niente di più. Uguale all'altro. Com'era fatto in. In Java? Allora, in Java più o meno è simile, non è che sia molto diverso. Questa è una versione più estesa, però. Abbiamo il flowable e vedete che è abbastanza simile, c'è solo un pochino più di parentesi tutto sommato, quindi ho status, questo è di là, vi ricordate che c'era it, quindi non c'è tutta questa parte qua, ok? Questo vabbè è un metodo che può ricevere le keyword, le lingue, ma sostanzialmente fa quello che facevamo prima, però qua ho dovuto farmi new filter query così e poi passarlo. Mentre là invece sostanzialmente questo pezzo qua era tutto dentro. La stessa cosa per il persister, ma questo forse usa ancora la... Sì, usa l'API vecchia. Quindi, in questo caso qua usavo l'API Gremlin 2, Tinkercad 2. Per cui sono un sacco di. Noi abbiamo un sacco di casi in cui restituiamo null, per cui esempio per storare la description ho fatto tutti questi giochini qua. Visto che tutte le volte che si fa l'asset di una property con le API Tinkerpop vado ad accedere al database, creo prima la lista delle proprietà da salvare in questo blocco qua e poi lo mando come array dentro. È un po' scomodo, a me non piace questo. Però è proprio definita così by design da chi ha inventato Tinkerpop, e sono interfaccia standard, è una specie diciamo di JDBC per il database a grafi, quindi è da implementare.
Soprattutto la parte nativa così. Questo è tutto niente. Quindi tutto sommato. Poi ad esempio qua avevo un. Ah sì, sulle API vecchia creare e distruggere database su un server remoto era più incasinato. Questo fa esattamente quello che ho fatto prima in tre righe. Se non c'è il database, droppalo, ok, qua diventava più complicato. Perché bisognava avere questo oggetto server admin che serviva a interagire a livello di amministrazione con il database remoto. Quindi tra l'API nuova e un po' di pulizia nella, e la, il fatto che si riesce a scrivere più pulito in Kotlin, viene codice sicuramente più compatto. Io mi fermerei qua. Allora, a me piace molto Kotlin, ci sto solo giocando, non ci faccio niente di produzione ancora. Ho visto appunto un altro tizio che ho beccato oggi, che ha scritto un libro su RX Java, e che anche lui si è spostato su Kotlin e faceva vedere come in effetti le cose diventano più pulite, e ad esempio ha un paio di post in cui lo usa con Spark. Con Spark, Apache Spark, non Spark quello per fare applicazioni web, e quindi diceva ma è quasi, è semplice da scrivere ed è pulito, anche per più pulito di scala, quasi facile come Python. Diceva ma fare data science con questo, e se, a me non è dispiaciuto quel post lì, mi sembra un buon modo. Tra l'altro è possibile anche fare appunto script in Kotlin, Gradle in Kotlin, di non so bene. Ok, fermiamo. Grazie.